Iniziare questo incontro che si svolge con la presenza dell'onorevole Fioroni qui a Palermo per parlare di quella che è la drammatica vicenda della scuola italiana che sta attraversando la vita di migliaia e migliaia di persone che operano all'interno della scuola italiana, ricordando ciò che la data del 3 settembre rappresenta a Palermo, vale a dire l'anniversario della scomparsa in ando di Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, che vennero uccisi qui a Palermo per mano mafiosa, lo ricordava anche oggi in conferenza stampa Beppe Fioroni. Partire da qui significa anche dare uno spaccato di quella che è la nostra convinzione e idea di scuola e come il ricordo, la memoria della lotta alla mafia rappresenti un elemento essenziale nella cultura e nell'impegno che la scuola porta avanti nel nostro paese. Per usare un'immagine emblematica per la nostra città, basta subito pensare a una realtà come quella della scuola Falcone dello Zen 2 di Palermo, continuamente oggetto dei raid vandalici, della microcriminalità che agisce lì, che ha anche i collegamenti con la mafia, che agisce all'interno di quel quartiere, di quella zona difficile e degradata, per sottolineare a proposito della nostra idea assolutamente alternativa al ministro Gelmini di scuola, che una scuola che funziona allo Zen 2 di Palermo, in una zona degradata come quella, come in un altro posto, è più importante di un distretto di polizia che reprime, perché è in grado di intervenire nel reale motore di cambiamento di una società, di stare a contatto con quelle nuove generazioni che grazie al ruolo della scuola, all'istruzione, possono evolversi, liberarsi da una condizione ed essere in grado di determinare quel mutamento sociale di cui la scuola è ovviamente il motore principale. Quando un bambino in una scuola degradata, che ha magari un genitore in carcere, ma partecipa alle attività della scuola, adotta un monumento e conosce la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e quindi partecipa a quel processo culturale fondamentale di cambiamento, beh, lì c'è il cuore del ruolo che la scuola ha in un paese come il nostro. Stiamo partecipando ovviamente con il massimo della intensità, personalmente sono stato ogni giorno in via Praga per rappresentare accanto agli insegnanti, al personale ATA, ai bidelli, a tutto quel mondo della scuola che oggi con delle cifre raccapriccianti, 2.300 operatori della scuola a Palermo, 7.200 in Sicilia, sono di fronte al baratro della perdita di un posto di lavoro per un provvedimento del ministro Gelmini e per una idea della scuola del governo Berlusconi che ha ridotto a questo la scuola italiana. Ovviamente noi intendiamo andare avanti nel sostegno agli insegnanti che stanno manifestando, a tutti gli operatori del mondo della scuola, non portando una semplice solidarietà, che è una cosa abbastanza semplice, che però poi si riduce a un gesto che ha un inizio e una conclusione immediata, ma portando con forza l'idea di una scuola assolutamente alternativa, chiedendo con forza una scuola di qualità, e lo chiediamo per le ragioni che esponevo prima, anche e soprattutto qui nel nostro sud di frontiera, una scuola di qualità, una scuola che mantenga quei livelli occupazionali che invece oggi sono in discussione e che rischiano nell'immediato futuro, già nel prossimo anno, di divenire
avere ancora dei livelli ancora più intaccati. E quindi il saluto che la nostra segreteria cittadina del Partito Democratico dà a questo evento, che sottolineiamo come un evento ovviamente è assolutamente importante e per il quale ringraziamo della presenza l'onorevole Fioroni, ha il senso di accompagnare quello che sta avvenendo in via Praga, alla sede del Provveditorato, da fatti concreti e dalla reale dimostrazione che noi intendiamo stare pienamente in questa vicenda, perché la protesta di via Praga non è la protesta degli operatori della scuola, è la protesta che riguarda la società palermitana e siciliana e italiana, è la protesta che riguarda tutti coloro i quali da genitori vedranno nella scuola elementare, nella scuola media, superiore, attuati i provvedimenti di una riforma che non è in alcun modo condivisibile, e quindi un tema della società rispetto al quale noi poniamo tutto il nostro impegno e tutta la voglia di cambiamento rispetto a quanto oggi il governo Berlusconi sta distruggendo con una precisa idea politica, quella di mettere davvero ai confini delle proprie priorità il ruolo della scuola, il suo significato, il suo senso, che invece sono essenziali e fondamentali per la crescita del nostro Paese.